Signori, benvenuti in una nuova puntata che dovrebbe essere la quarta della Vault Hunter. Raga, nella scorsa puntata abbiamo ucciso il nostro primo boss. Tra l'altro, raga, devo essere sincero, abbiamo trovato delle cose della Vault che non mi sarei mai aspettato di trovare al nostro secondo Vault, ovvero la Echo Gem. La Echo Gem, ragazzi, ci servirà per fare praticamente delle cose molto, molto, molto rare, tra cui vabbè anche l'Applied, cose della cose, cioè tutte cose che comunque possono essere molto molto molto, tra lo stack upgrade si fa con lo stack, con le cose. Ah, questa non sapevo, che Golem Apples, Vault Nugget, Echo Gem, minchia. Che cos'è? Vibration Chamber. Ah, per generare energia con la cosa. L'ultimate contro Secret si fa con l'Echo Gem, raga. Cioè, per farvi capire, questa cosa della Create si fa con l'Echo Gem. Questo che, raga, poi vedremo a cosa serve. Il Void Upgrade si fa con l'Echo Gem. Tanto tutto potrei fare. No, vabbè, manca purtroppo il... come si chiama? No, allora abbiamo il piccone con Sintouch. Voglio provare a vedere se effettivamente, però raga, sarebbe uno spreco. Vi spiego il perché. Ieri ci stavo pensando, effettivamente ho fatto una semi cazzata. Quando avremo la possibilità di fare la Vein Miner con Fortune, ogni volta che noi aumenteremo questo livello, in poche parole, saremo in grado di aumentare la nostra fortuna quando utilizziamo la Vein Miner, fino ad arrivare a più 2 livelli, quindi sarebbe un Fortune di livello 5. Poi, ovviamente, dovrebbe esserci luck da qualche parte, credo. Credo in neve, affecting the play, cooldown 0, cioè ben 11. Questo sarebbe molto 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 interessante. Molto 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 interessante. Quello che voglio però scoprire insieme a voi è se c'è qualcosa relativa alla fortuna. Dovrebbe esserci. Lucky Altar. Ok, questo potrebbe essere interessante, però per il momento possiamo anche ignorarlo. Boh, forse non c'è. Oh, questo porca puttana, cioè guarda quanti punti vuole. Cioè vuole 5, no, 5 punti, 8, 10, 12, 16. What? Mostrare la licenza of Omega che non lo capisco. Ok, perfetto ragazzi, allora chiudiamo il tutto, ovviamente togliamoci il piccone con fortuna perché non ci serve, togliamo anche questo, possiamo togliere anche questo, questo no. Questa potrei mettere Sharpness e effettivamente andare a uccidere direttamente. Devo provare se con Sharpness 5 risulta uguale a Smite 5 con gli zombie, con gli scheletri, perché diciamo che a proporzione abbiamo più mostri non morti che mostri, ovviamente. Questi li ho già sparato. Tu non... Respiration 3, cazzarola. Va bene. Qua ho un altro letto da mettere. Raga, provo a vedere se riesco a beccare Sharpness prima di entrare in un Vault. Ci vediamo fra un po'. Di cosa? 19 smeraldi Sharpness 5. Ma io ne prendo un altro perché, raga, vorrei fare anche l'ascia così. Però dovrei fare unbreaking e tutta cosa. Con calma. Che poi, alla fine, potremmo mettere mending e sharpness. Tutto il resto me ne potrebbe fregare di meno, eh. Cioè, proprio detto papale papale. Allora, abbiamo 4 di questi. Più dovremmo avere... vabbè, per il momento io direi di fare giusto alla spada. E poi magari in futuro fare anche l'ascia. In ogni caso, tools, ci serve anche l'oro. Perfetto.
Un Edith Aingot, per favore, grazie. Tanto il microfono era un po' lontano. Facciamo 1 e 2. Facciamo Netherite Sword. E infine, purtroppo, l'Anvil ce l'ho nel mob spawner. 1 e 2. Arriviamo a 11 di danno. Allora, contate, raga, che comunque, per farvi capire la differenza, no? Adesso faccio un'ascia di diamante e la potenzio con sharpness. Quello che vi sto dicendo è che, in poche parole, l'ascia sarà sempre più forte, ma sarà anche più lenta. Quindi è normale che già di base abbiamo 9 piuttosto che 8. Vabbè, non mi spawner. Facciamo così, così 12 confronta agli 11 della Netherite Sword. Però, raga, me la tengo buona. Me la tengo buona per il momento. La lascio così, cioè la lascio qua. Quindi non la porteremo insieme a noi. Allora, le torce non mi servono, così come i libri e gli smeraldi. Giustamente, sai come potrebbero servire. Cibo, ma cibo, devo essere sincero, facciamo il solito stack di pane, poi il resto verrà da sé. Facciamo così. Poi fammi ragionare un attimino. Vogliamo, sì, in teoria vorrei farne un altro paio. Raga, un attimo solo, ci metto poco. Faccio un altro paio di pozioni. Giusto per essere sicuri e non essere tipo troppo stretti, diciamo. Ok, raga. Allora, abbiamo un altro po' di pozioni. Io direi di tenermene una nell'inventario veloce. E no, però aspetta, figlio mio, facciamo così. E poi, ovviamente, bim e bim. Perfetto. Allora, queste vanno qui dentro. Vogliamo portarci qualcosa? Cioè, innanzitutto dobbiamo fare il cristallo, giustamente, no? Quindi dobbiamo fare un po' di legna. Che porca la miseria, non ho della legna, veramente. Vabbè, sceglierò di far crescere un paio di oak al volo. Però aspetta, odio fare le cose. No, proprio quella con sharpness, no. Non ne ho un'altra. Sì, che ce l'ho. Scusa. Facciamo così. Quanto charcoal volevi? 17. 17. Siamo 11. Come cazzo è cresciuto quest'albero? No, e dai! Seriamente. Adesso tu mi fai questo, cioè prima non me lo potevi fare quando stavo giocando off camera, tipo. Finito? Ok. Togliamo pure questo po' di legna che è rimasto e ce lo riacchiappiamo tutto quanto. Effettivamente dovrei fare una farm di charcoal. Ma per il semplice motivo, raga, che ci serve, magari ci può servire nel let's play, no? Ehi, ciccio. Facciamo così. Vai. Vai. Fammi tutto questo charcoal, stronzetto. Oppela. Oppela. Perfetto, mentre aspettiamo ovviamente il charcoalino. Andiamo a fare tutto il resto che vuole il cristallo. Allora, vuole una testa di Wither, che per gentile concessione del Vault ci abbiamo, delle carote che non abbiamo in grande quantità, quindi dobbiamo andare a farmarle 2 secondi, non è assolutamente un problema. Allora, la bellissima Oe. Non ve l'ho detto, ma penso che ve ne siete accorti, no? Che ho cambiato un attimino la situazione qua nel nostro mondo. Non provare a berla se non ti ammazzo. Ok, dovrebbero bastare.
Però continuano a salire sopra. No buono, no buono questo. No buono, no buono. Perché volevo tenere tutto in ogni caso sotto, no? Nel terreno, in modo che comunque riuscissi a recuperare le cose molto in fretta. Allora, qui buttiamo queste cose, qui buttiamo queste cose. Poi ci serve la sabbia. Buttiamo. No, questo è smooth sandstone. Buttiamo la sabbia che abbiamo. Non penso basti. Infatti, ce ne mancano 38. Andiamo a recuperare un po' di ciarciolino. Bim! Perfetto. Cioè, l'unica cosa che ci manca alla fine è il ciarcioal. Cioè, la sabbia, volevo dire. Quindi ci spostiamo di qua e facciamo questa cosa molto bella. Dai, uno stack dovrebbe bastare. Che cazzo vuole il ragno? Sento un ragno. Ma che cazzo, ma non fa culo. Ok, quindi dovremmo esserci. Andiamo a buttare il resto della sabbia. Bim! Oh, pelà. Dai. Magia. Non sappiamo niente di questo cristallo come al solito e ovviamente prima di andare nel vault ci spoileriamo il prossimo. Che cazzo è questa cosa? Cos'è questa? Sembra la soul qualcosa. Soul. Oh, meno male che non mi chiedevi cose moddate. Questa è una cosa moddata, ciccio. Scusa. Se permetti, poi vuoi 4 laminar gem? No, raga, scusate un attimo. Dovrebbe richiedere solo cose moddate, cioè vanilla, non moddate. Perché mi richiede una cosa moddata? Vabbè, sti cazzi, cioè dovremmo avere comunque laminar. Non abbiamo laminar gem. Cioè, se io devo bloccarmi nel vault per colpa della laminar gem, cioè. Me lo do, cioè me lo give, non è che ci metto molto. Cioè, se uno gli fosse uscito come primo cristallo, cosa faceva? Cioè, la Laminar Gem non si. Scusa. Ah no, viene droppata Dive Rate. Se no la Laminar Gem si può ottenere solo dal Laminar Ore. That's why. Ma non era anche possibile tipo risucchiare, cioè c'era una mod che tipo risucchiava l'anima dalla Soul Sand e diventava Soul Soil, no? Ah, non mi ricordo, non mi ricordo. Vabbè. Per il momento ce ne freghiamo, rifacciamo il portale del Vault. 1, 2, 3, 4. Molto, molto bene. Però dovrei cambiare qua. Non è un problema. Poi mi fa incazzare, però. Va bene, dai. È la Vault. Sti cazzi. Allora, metto Winchester 89, aperto un vault, perfetto. Siamo felici? Sì. Siamo felici. Allora, prima di tutto voglio provare a dare qualche colpo agli stronzetti con l'anellite Sword che c'ha Sharpness 5. Poi vediamo. Sì, finalmente, sì, finalmente, finalmente, Lucky. And easy, lucky and easy, più 1 luck level, meno 10 volt difficult. Ok, perfetto. Però non dobbiamo mai sottovalutare. Abbiamo 6 obelischi da trovare, quindi probabilmente ce ne fregheremo proprio degli obelischi, raga. Ok, sharpness, fai il tuo 10. Proviamo a vedere con la spada normale. Ma sì, ma sharpness sia. Ma
Sharpness sia, anche perché così possiamo uccidere. Ok, le Blaze Rod e a te ti prendo assolutamente. Poi, fammi vedere se effettivamente non mi sono portato un'ascia, sono uno stronzo. Me ne rendo conto. Ok, qua sotto non sembra esserci niente di interessante. Lì c'è il portale. Ma il portale, il waypoint me lo lascia sempre lì? Non credo. Ok, proviamo a delettare tutto. Effettivamente l'avrei dovuto fare prima, comunque. Facciamo così. E poi possiamo proseguire. Vieni, vieni, muori. Andiamo sempre dritti, raga. Vediamo se riusciamo a trovare. Intanto qua stiamo registrando come degli zozzi. Voglio provare anche l'arco, per vedere se... che bello. È easy, giustamente, 10 livelli in meno. Non so se allora questo 10 livelli, ma te li do al volo. Buono, buono, buono. Black Opal, questo e questo. Muori. Ok, c'ho Silk Touch. Perfetto. Levati. Diamanti ce li prendiamo perché per il momento ci servono, poi arriverà un momento in cui ignoreremo anche i diamanti. Oh, buono. Buono, 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 buono. Ovviamente il vetro, ragazzi, se potete, eliminatelo, no? Non è che serva. Levati. Levati. C'è qualche altro orro? Non mi pare, quindi non ci interessa. Andiamo alla chest. Diamante, diamante, diamante. Questo sì, il resto non mi interessa. Via. Ah, devo dirvi la verità, raga. Buono. Ok, allora, prima di tutto voglio iniziare a sistemarmi un paio di ore qui dentro, in modo da essere comunque previdenti e riuscire a salvare il più possibile. Ok, per il resto, cazzo, lascia però, questa cosa mi potrebbe far perdere molto tempo, ragazzi. Questo lo prendiamo. Diamond lo prendiamo. Diamond lo prendiamo. Può sempre servire. Questo, qua c'era. Qua c'è. Levatebus. Levatibus. Mamma mia, che goduria. Laminar gem e le bottle of enchanting, dai. Adesso il ragnetto ti va molto difficile. Uno, sei in easy. E due. Là c'è una cesta. Mio, 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 mio. Andiamo qui dentro se c'è qualcosa. C'è una chest. Potion of healing. Ti regalo questo, grazie. Buono. Allora, levati. Cosa ti posso regalare? Ti posso regalare del vetro. Massimo, ti posso cantare una canzone. Ciao, zombie. Levati, levati. No, la Jade Apple. Vediamo se c'è qualcos'altro, non mi interessa. Qua ci sono altre ceste. Ender Pearl, grazie. Diamond. Pelle, buono. Proviamo a salire, vediamo se c'è qualcos'altro di utile. Vorrei una Gilded Chest, se fosse possibile. Se fosse veramente possibile. Però sto notando. Stai calmo. Ok, no, non ci sono degli orli dentro. Vabbè, dai, andiamo avanti. Dov'è il portale, raga? Il portale sta lì, quindi andiamo dritti per dritti. Per ora. Poi. Ok, qua buttiamo un po' di roba. Qua sotto, l'altra volta, abbiamo trovato un creeper. A parte un...
Chi è? Ho visto un'icona che non mi è piaciuta più di tanto, ovvero la cosa del guardiano, ma non sto vedendo. No, no. No, no one cares. No one... lì c'è una chest. Lì c'è una chest, quindi... Ma vaffanculo, cazzo. Ma dimmi te. Ok, tutto il resto è merda. Levati dalle palle. Grazie, molto gentile. Levati dalle palle, grazie, molto gentile. Non c'è nient'altro, raga. Non c'è nient'altro a parte la porta con il tesoro. Porca puttana, ma non abbiamo le chiavi. Non abbiamo le chiavi, non ci possiamo fare niente, raga. Non ci possiamo fare niente. Purtroppo dobbiamo aspettare a poter craftare una chiave. Ah, cara mia witch della merda, fanculo. Ta stronza. Questa non so che tipo di stanza possa essere. Magari smettiamo col veleno, eh? Che ne dite? 15 15 fottuti secondi, però siete stronzi, eh? Ancora per molto deve durare. Minchia. Ecco. Lanci tu le cose e le lancio anche io. Pezzo di fango. Allora, innanzitutto voglio capire dove posso trovare delle cose in questa stanza, perché non è che lo stia capendo molto bene. Non credo dentro l'app, sì. Tua zia. Scusa, cos'è che mi ha beccato? Cioè, ok, una TNT, ma non mi può togliere così tanto danno. Cazzo, avevo l'armatura full netherite. Avevo l'armatura full netherite. E in più avevo... Cioè, era easy, capito? Era easy. Ma vaffanculo. Cioè, morire così è veramente da stronzi, però. Cioè, uccidere così è da stronzi. È da stronzi, veramente. Veramente, raga, veramente. No, ma cioè, veramente, questa è una stronzata assurda. Questa è una stronzata assurda. No, raga, ci sono rimasto di merda. Ci sono rimasto di merda. No, ma non è possibile. Era easy, prima di tutto era easy. Seconda cosa, avevo la full netherite con protection 4, vabbè, blast protection. Vabbè, raga, fammi vedere un attimino. 20 diamanti, no, 29. Cioè, raga, mi fa incazzare perché... Cioè, mi fa girare i coglioni. Perché quella è una morta da infami. È una morte da infami. Cioè, quante cazzo di TNT c'erano lì dentro per farmi tutto quel danno? Cioè, raga, avevo 7 punti di... Allora, per farvi capire, no? Per farvi capire una cosa. Ora, tanto sono nella cosa, no? Come si dice? Nell'overworld, quindi non perdere niente. Andiamo lontani. Andiamo lontani. Ok. Prendo TNT, così. Poi, 12 ne ho preso, raga, ne ho preso 12. 12. Netherite. 1, 2.
e 4. Perfetto. Avevamo protection, ma non cambia un cazzo, non cambia niente. Allora, mettiamo il caso che le TNT fossero così, cioè una cosa del genere, no? Ora, noi eravamo più o meno a questa distanza. Cioè, ve ne rendete conto che non mi ha tolto neanche mezzo cuore? Neanche mezzo cuore. Non ha tolto neanche mezzo cuore. Perché io sono morto in quel volto? Perché sono morto? Con tutti i cuori, la full netherite chest, la full netherite armor. No, è una morte che mi fa girare i coglioni, è una morte che mi fa girare il cazzo. Cioè, per quanto abbiano nerfato la, come si chiama, l'armatura di netherite, io mi sono, appena ho sentito il rumore della TNT, mi sono allontanato. Cioè, che cazzo dipende? Cos'è, ti ammazza lo stesso? Se tu apri, devi avere un minimo di, come si dice, di possibilità di evitare il tutto. Raga, io vi saluto qua, ovviamente queste le eliminiamo, qua le eliminiamo, no? Nella prossima puntata probabilmente avremo solo l'armatura di diamante, però full incantata come era prima. Raga, ci vediamo alla prossima.